331-621-4013 per i vostri sms, le domande per il question time di Galateo. Buon pomeriggio, Lapo. Ah, buon pomeriggio, cari. Proprio un buon pomeriggio. Allora? Lapo, buonasera, cosa succede? Ma no, ma è che oggi, in realtà, avete visto ieri, ma anche oggi, che magnifica giornata. Un mio vecchio amico delle elementari soleva fare in questi giorni il cosiddetto, da lui inventato, gioco dell'ozio. Cioè, lui si passava interi pomeriggi sostanzialmente a non fare un tubo, se non leggere giornaletti, oppure giocare a qualche giochino come Stratego o Monopoli, e lui questo lo voleva nobilitare. Questa gente anteguerra. Qualche giochino come Stratego o Mono. Strategico? Ma le console, cioè, ma anche il Commodore 64 per lei è troppo moderno. No, no, purtroppo per la mia vetusta e anche vostra vetusta età, stiamo parlando dei tempi dell'Atari proprio. Per cui siamo ancora prima. Oppure del coso del tiro a segno, quello con la pistola. Oggi c'è la Wii, una volta c'era solamente la pallina che andava su e giù. Ma sì, siamo. Ovviamente lo Stratego è il gioco più intelligente del mondo, per cui naturalmente vi è stato precluso fin dall'età di bimbi. Non so se l'avete mai giocato. No. Sì. Non avete mai giocato, siete rimasti secchi. No, io sì, ci ho giocato, anzi la sfido quando vuole. A Stratego. Ah, bene, allora vede che lei è nel novero invece degli eletti, perché Stratego è veramente magnifico. Ma in questo caso sì, sì? Ma l'amico, concludiamo la storia dell'amico che oziava giocando a Stratego e... E appunto la giornata di ieri e di oggi ben si presta, perché ieri a Milano giornata uggioserrima, e fra l'altro in televisione hanno fatto Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, ovvero il famoso film Il Fantastico Mondo di Amélie. Di Amélie, che è un film consigliato a tutti coloro che non riescono a dormire. Che non riescono a dormire, cioè, oppure mai, che sono presi da... Mai arrivato alla terza scena. Ma perché sei arido, Facco, sei un cuore di pietra. Peloso. Perché non è mai arrivato alla terza scena il Facco? Perché mi sono addormentato prima. Sono addormentato, ma... Ma non ci posso credere, ma che veramente, ma che cuore di pietra proprio. Ma è perché è come... Mi sento due volte che mi mordo la lingua per rispondere come vorrei. Gongolo, no, come si chiama quel nano dei giardini che si addormenta? Pisolo. Pisolo, giustamente. Pisolo. È lui. È Pisolo. Abbiamo una domanda... Fattolo. Faccolo anche. Ma vi faccio una domanda, bruciapelo, ma il Facchini invece è uno di quelli che si commuove guardando Incompreso di Comencini? Ieri, allora, Lapo, io ieri, ma sto vivendo un periodo della mia vita un po' difficile, ho pianto tre volte sulla replica di Masterchef. Non è una cazzata, giuro. Ma insomma, Masterchef è sempre quello con Gordon Ramsay, non mi ricordo mai. Non è si lui? Preoccupi, Masterchef no, Italia, peggio ancora. Italia, peggio. Ah, boh. Va no, bene, veniamo alle domande di Galateo, ne abbiamo una, poi è finito il suo tempo, visto che non si è degnato di rispondere al cellulare. Allora, naturalmente ero impegnato sempre con la figlia della principessa Altoprati, eravamo impegnati. Vabbè, ma fate un fidanzamento ufficiale a sto punto. Ma è sempre alto Prati nei suoi confronti o a volte si mette in alcune altre posizioni? Le matte risate. Naturalmente sì, era sempre alto Prati, però lei sa che le pratiche cochon si possono fare a geometria variabile. Allora, Lapo, entriamo in medias res, perché qui altrimenti non abbiamo più tempo. Nel caso in cui mi fossi svegliata da poco alle 17:40, che pasto mi faccio preparare dalla servitù? Colazione, pranzo, cena? Un'ascoltatrice nobile si firma. Ah, ma giustissimo. Allora, qui c'è una vexata questio, come si dice in termine tecnico. Ah sì, non ovvero... si parla d'altro nei bar di tutta Italia. Anche nei peggiori di Caracas, ma vabbè, sì. È vero, perché voi sapete che in certi ambienti un pochettino posh, come direbbero a Londra, cioè un pochettino je me la tire beaucoup, si usa, è invalso negli ultimi 15-20 anni, disquisire sul fatto se quando si invita persone per ora, diciamo intorno alle 20 o qualcosa del genere, si debba ciò definire pranzo o cena. Cioè è invalso negli ultimi 20 anni l'abitudine di dire faccio un pranzo. Allora la maggior parte delle persone pensano che sia più o meno per il desinare del mezzodì, e invece no, perché c'era la famosa discussione sul fatto se il pranzo ci sia la prima colazione e la seconda colazione. Ora questo sono cose che coinvolgono in realtà le più alte istituzioni dello Stato, sono riflessioni importanti.
avanti. Io credo che anche i vertici di Radio Popolare dovrebbero fare dei simposi. E hanno altro a cui pensare in questo momento, ma vabbè. Okay. Chi più chi ma meno, eh. Chi più chi meno. Sì, per potè, Però certamente, beh, sappiamo che Napolitano probabilmente, oltre a essere insomma discutibile Presidente della Repubblica, è anche probabilmente figlio del re Umberto, sappiamo, no? La famosa storia di Corna, per cui sono cose di un certo peso. Ciò detto, per rispondere alla nostra radioascoltatrice, dobbiamo dire che naturalmente la sua servitù le deve portare quel che lei le garba in quel momento, cioè ordini, schiocchi le dita, se vuole il pasticcio di maiale o il rognone in umido o la testina di pecora bollita, se lo faccia portare, naturalmente, anche se in realtà sarebbe sempre meglio a quell'ora lì un bel piatto di lasagna avanzate il giorno prima, voglio dire, perché no? Abbiamo un ultimo... Sì, sì, no, certo. Poter continuare a dormire vista la mappata. Ovviamente, giusto? Ovviamente. Abbiamo un'ultima domanda ed è l'ultima perché appunto poi il tempo è pochissimo. Proprio specificatamente per lei, Lapo, e ce la scrive il nostro ascoltatore che si firma Il Ceco, nel senso che arriva dalla ex Cecoslovacchia. È moralmente accettabile chiedere a uno dei due conduttori di dare un calcio nel culo in amicizia all'altro in cambio di un abbonamento a Radio Popolare? Cioè, in pratica, il martirio è per un fine più alto. È accettato o è una cazzata? È accettato? Ma insomma, sono domande che coinvolgono insomma questioni epistemologiche, che non so se il Galateo, sì, è vero che il Galateo è onnicomprensivo, ma addirittura il martirio, non lo so, diciamo che probabilmente in questo caso se il calcio nel culo è dato con una certa grazia, voglio dire, con un gesto un pochettino garbato. Arioso e, come dire, sì, ho capito, armonico, sì. Sì, non vedo altre soluzioni. Naturalmente è escluso però lo sputazzo nell'occhio modello Totò. No, quello no, proprio, no, no, no. Non sia mai. Oddio, dipende da quanto è alto il fine. È vero, bravo Facco, lei ha ragione, è vero, però insomma non si può, anche proprio il gesto, apri l'occhio, poi nell'occhio, no. Non ci siamo. Sai che la chiudiamo qui così, va là. Ma allora presto, alla a presto, volta, a presto. Mangiate lasagne e dormite per un'altra settimana. Va bene. Ciao, grazie. Vale.